Su un canale YouTube ciò che parla sono i numeri. Ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi in questo video, i miei numeri. I miei numeri fanno schifo, letteralmente. Di tutte le serie che sto portando, le uniche che vanno bene sono quelle di Yo-Kai Watch e quelle di Inazuma Eleven. Mentre se porto altre serie che non siano appunto Inazuma Eleven o Yo-Kai Watch, non ricevono neanche 100 visual. Quindi ciò che farò da oggi in poi sarà solo trattare Inazuma Eleven e Yo-Kai Watch sul canale. Di materiale ce n'è a sufficienza per un certo periodo, nel senso che per un anno, 2 anni di materiale ce n'è abbastanza. Le serie che ho in questo momento attivo le interrompo perché tanto non se le guarda nessuno, le guardo io che le registro e altri quattro gatti, quindi non mi pare proprio il. Non c'è motivo per cui io debba perdere tempo su giochi che veramente mi piacciono a registrarli e poi vedere che comunque sia non se li caga nessuno. Non mancheranno comunque sporadici video, tipo per esempio ora che c'è Pokémon appunto, anche se non lo porto più, però mi piacerebbe comunque sia portare il video della Lega Pokémon, però senza di me. C'è solo il gioco, c'è solo l'audio di gioco e le lotte alla Lega. Mi piacerebbe portare questo video di questo genere, però singoli, senza di me, appunto, in giorni, in quei giorni in cui in teoria non dovrei caricare nulla. Perché comunque sia, io amo portare video su YouTube, però devo anche portare appunto contenuti che so che la gente segue. Perché non posso spaccarmi 12 ore al giorno su un gioco che poi non viene neanche, il contenuto non viene neanche visualizzato. Capite quello che voglio dire? Ovviamente caricherò non più un video al giorno, ma un video ogni 2 giorni, perché non ne vedo appunto la necessità se porto solo 2 contenuti. Quindi Strikers Go 2013 appunto già va in onda sul canale, riprenderà anche Blasters, che comunque sia volevo appunto metterlo nella programmazione da qualche parte, e Yo-Kai Watch Puni Puni, che appunto ha ripreso anche lui la pubblicazione, però comunque sia lo pubblicherò davvero davvero poco. Magari farò i boss del terzo episodio su, sempre su Puni Puni intendo. Poi comunque sia a breve uscirà anche Yo-Kai Watch 3 e lì di materiale ce n'è a sufficienza. Ecco, quando esce appunto questa serie nuova la caricherò tutti i giorni, comunque sia un episodio, ecco, giusto per farvi capire come funzionerà il canale. E niente, come ho detto appunto, i numeri sono quello che sono e perdere tempo su una serie che potrei giocarmi tranquillamente e comodamente con tutto il tempo che voglio per conto mio, invece di portarla sul canale, secondo me è molto meglio bloccarla, no? Quindi domani ovviamente torna Inazuma Eleven Ghost Strikers, che è stato in pausa questi 2 giorni, sabato e domenica, perché era la vecchia programmazione. Ovviamente caricherò un video ogni 2 giorni, e così fino a quando appunto non ci sarà una serie importante che prende molto tempo, di cui caricherò un video al giorno. Bene, è una decisione che non è facile prendere, perché comunque sia, diciamo come stanno le cose, l'algoritmo su YouTube premia chi carica di continuo. Più carichi, più sei visibile. E me ne sono accorto quando ero intorno ai 600 iscritti. Ad ogni modo, Cuci, per questo video è tutto. E niente, ci vediamo da domani con la nuova programmazione. Bye bye!